E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Ma vincere non è che sono sempre i migliori. Il Genoa è una squadra gloriosa. Dicevamo prima che era stata la prima squadra ad essere fondata in Italia ed era stata fondata il 7 settembre del 1893 da un gruppo di quattro, mi pare di ricordare, gentiluomini inglesi. Si chiamava Genoa Cricket and Football Club. Vince 6 dei primi 7 campionati. Ecco, vi direte che quello era un periodo in cui non c'erano molte squadre. È vero, il primo campionato italiano ufficiale di calcio giocato nel 1898 viene fatto con la formula del quadrangolare, ma comunque stiamo parlando di una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano. Gigi è incredulo, giocherà in una squadra che in quel momento aveva un solo scudetto in meno della Juventus. Il Genoa torna in A proprio quell'anno e insomma una situazione piena di stimoli. C'è poi la città, Luigi ci trova proprio bene in quella città. La squadra si presenta con giocatori che per il povero Luigi gli mettono come minimo soggezione. Beh, in porta c'è Mario Dal Pozzo, è un ex Inter di Herrera. Sempre dall'Inter, già citato Livio Fongaro. Al centro dell'attacco c'è Eddie Firmani, ex Inter, ex Fiorentina, ex Nazionale. E di fianco a lui c'è Gastone Bean, ex Milan e 4 presenze in Nazionale. Ma Gigi, basterebbe fare la prima riserva, ma anche lì ci sono fior di giocatori, soprattutto in attacco. Insomma, Luigi si trova di fronte a quelli che fino a quel momento era abituato a vedere sulle figurine. Ma non se ne fa intimidire, no, per carità, lui non avrà mai complessi di inferiorità, non è neppure un superbo, no, è soltanto deciso a farsi strada con le sue forze e con il suo talento, perché sa di averne. Ma il fato in realtà è già con lui, e il 10 settembre esordisce a Udine per la Coppa Italia, è un trionfo 3-0, segna pure Meroni, un gol spettacolare, una giocata degna di una persona abituata a giocare a quei livelli. Campionato è duro però, è duro, un vero calvario per il Genoa che a un certo punto si vede costretto a sostituire l'allenatore. Per Luigi a questo punto non c'è ancora un posto da titolare fisso e così arriva Angelo Rosso, una vecchia gloria genovana e Luigi gioca poche partite. Esordisce in prima squadra il 1 novembre 1962 con l'Inter che schiera per la prima volta il brasiliano Jair, detto la Freccia Nera. Uno straniero puro, attenzione, anche se all'Inter avevano cercato in tutti i modi di trovargli almeno una nonna italiana. L'Inter è forte, vince 3-1 e purtroppo l'asso nero-azzurro oscura la buona prestazione di Luigi, ancora tra l'altro inspiegabilmente indicato sul cartellino come Meroni II. Ma torniamo al Bar della Foce, perché in questo periodo la vita di Luigi prende una strada diversa, una nuova piega. Diciamo, si trova lì al Bar della Foce, sempre seduto in un angolo, sempre in fondo, quando entra una ragazza alta, bionda, un corpo snello, dalla parlata affascinante. Luigi magari non fuma, non beve, non gioca a carte, ma le ragazze gli piacciono, anche se preferisce le brune. E quella ragazza bionda però lo colpisce subito e lo colpisce molto. Ma non colpisce mica soltanto lui, ovviamente. Tutti i marpioni del locale le si precipitano addosso. È una ragazza di Milano ed è venuta a trovare lo zio che ha uno stand al Luna Park di fronte. Mi pare una cosa dei go-kart. Pure lei sembra che abbia un tiro a segno. Si chiama Cristiana e ha 18 anni. Anche lei è colpita subito da quel ragazzo che se ne sta in disparte e sboccia immediatamente una bella simpatia. E inizia così una storia complicata che vede quindi Luigino accollarsi a qualche viaggio clandestino verso Milano. La ragazza però ha un fratellino al quale il medico ha prescritto di cambiare aria e per fortuna lo mandano a Nervi, a 2 passi da Genova, e per Luigino e Cristiana le cose diventano un po' più semplici. Nel frattempo il campionato sta volgendo al termine e la situazione però è difficile per il Genoa. Alla terz'ultima il Genoa deve affrontare la rivelazione del campionato, il glorioso, permettetemi di dirlo, Lanerossi Vicenza, infarcito di rivelazioni. Ma soprattutto una squadra con una mentalità deviante, l'allena Manlio Scopigno, che è, provate a pensare, un tipo pettinatore da Giulio Cesare, amore sincero per le letture di filosofia e per il buon whisky scozzese. Scopigno lascia ai suoi ragazzi una totale libertà ed è lontanissimo dalle gestioni macistiche dei suoi colleghi.
Contro una squadra diversa da tutte le altre, beh, serve un giocatore diverso. E Rosso pensa di chiamare in campo proprio Meroni, che viene messo quella volta alla destra, e Meroni risponderà facendo miracoli. È un continuo dribbling, fughe sulla fascia che mettono in crisi gli avversari. Ad un certo punto si mette a correre con la palla al piede sulla destra, controlla la porta e lascia partire un raso terra potentissimo che batte il portiere Luison, colpisce la base del palo ed entra in porta. È gol. Gigi impazzisce di gioia, è il suo primo gol in Serie A. Salta come un grillo ripetutamente, felicissimo, sul posto, con le gambe piegate al petto, è al settimo cielo. Eccolo, ecco, vedete, il bambino che è abituato a giocare in un campo minuscolo dell'oratorio, dove non c'era posto per quelle sgroppate tipo Tardelli della finale di Spagna del 1982. Poi segnerà anche Firmani. Ma il vero protagonista è Meroni, che oltre al gol obbliga Luison ad una parata straordinaria dopo l'ennesima discesa frastornante. Il successo però contro il Vicenza non basta, perché la domenica dopo è un disastro contro la Spal, 4-0. Bisogna giocarsi tutto contro il fortissimo Bologna, e sarà una vittoria sofferta che, unita alla sconfitta del Napoli, regalerà al Genoa la salvezza. È comunque evidentemente un anno che non soddisfa i desideri di inizio campionato, no? Bisogna fare qualcosa. L'unica cosa positiva è che finalmente alla fine del campionato Gigi non è più Meroni secondo. Nuovo anno e nuovo allenatore per il Genoa. Arriva Beniamino Santos, uno che è abituato a lavorare con i giovani. Beh, Santos gira la squadra come un calzino, oltre a portarsi dietro un po' di giocatori dal Torino. Arriva pure Mauro Bicicli, che gioca a destra come Meroni, e quindi parte Meroni come prima riserva. Però quest'anno entra nelle figurine Panini. L'estate successiva è quella di Sapore di Sale, di Gino Paoli. La musica, come il calcio, sta cambiando. È il periodo di Luigi Tenco, di Bob Dylan, di Rita Pavone, di Mina in Italia. Gigi si riposa al mare, prendendosi tra l'altro una cotta estemporanea per una ragazza tedesca. E così inizia il nuovo campionato. La musica però è molto diversa e la squadra gioca molto meglio. La mano di Santos si sente fin dai primi giorni. Luigino, che ormai tutti chiamano Gigi, ha trovato finalmente il suo spazio. Gioca, anzi, diciamo, danza, volteggia, insomma, porta in campo, riesce a portare in campo finalmente quel suo talento innato. E il 27 di ottobre ecco la convocazione contro la Fiorentina dello svedese Hamrin. Ora, Gigi e Hamrin si assomigliano abbastanza, sono tutti e due mingherlini, bassi di statura, però grande classe. Entrambi giocano con i calzettoni abbassati senza palastinchi. Meroni è inarrestabile. In porta della Fiorentina c'è un certo Albertosi. Gigi segna due gol e la partita finisce 3-1. La doppietta naturalmente lascia il segno a questo punto, il pubblico comincia ad amarlo, ad avvolgerlo in quel manto affettivo che le tifoserie concedono solamente a pochi. Una cosa che va oltre la popolarità, che però non sfocia mai in idolatria. Succedono cose strane a Genova. Un giorno Gigi, con Natalino Fossati, un compagno di squadra, si recava al Lupin per comprarsi un paio di pantaloni. Arrivando con la Spider nuova di Gigi, che ha finalmente sostituito la vecchia 600 scassatissima, posteggiano ed entrano. Finché si provano i pantaloni, Fossati guarda dalla finestra e vede che stanno portando via la macchina di Gigi. Avverte Meroni, che però non si capisce se non, appunto, non capisca o non senta o non se ne preoccupi. Fossati quindi corre in strada con i pantaloni in mano, praticamente in mutande, e dice ai vigili che stanno rimuovendo l'auto di Meroni. I vigili si fermano subito, rimettono a posto l'auto, aspettano Gigi, gli offrono pure il caffè e si metteranno anche a piangere. Queste situazioni nascono anche dal fatto che un po' tutti si rendono conto di essere di fronte ad un campione, chiamiamolo anomalo, ecco, un irregolare del calcio. I capelli rievocano un po' i Beatles, si favoleggia anche su una sua vena creativa che probabilmente deriva dal suo precedente lavoro come disegnatore. Cominciano a chiamarlo il calciatore artista, che è un nome che non è mai stato dato a nessun altro calciatore. Però in fondo è vero, artista dentro e fuori dal campo. Apparentemente sembra, dicevamo, sgraziato, scoordinato, diversissimo da uno Schiappino, da un Charles, da un Facchetti, niente a che fare con quelle geometrie classiche, con quei canoni estetici. Di solito per essere chiamato campione devi essere uno così, ma Meroni rompe tutte queste logiche. Irregolare nell'abbigliamento pure in campo, calzettoni, dicevamo, arrotolati alla caviglia, una vena che lo contraddistingueva, un modo che aveva preso da altri campioni come Sivori o Corso,
Loro però, Sivori e Corso, appartengono alla scuola classica del calcio. Loro non volteggiano, non fanno volteggiare neppure la palla. No, loro non stanno sulle ali, loro stanno in mezzo al campo, ai limiti dell'area. Ecco, Meroni probabilmente inizia in questo momento a rispecchiare lo spirito di questi tempi nuovi che stanno arrivando. Un salto estetico, un salto culturale che si avverte anche nella musica, nella poesia, nella filosofia, nel costume. Meroni intanto viene convocato in nazionale. Beh, si tratta della nazionale B, però è pur sempre una bella soddisfazione. E con la convocazione ecco arrivare anche le prime interviste, dove viene presentato come la nuova rivelazione del campionato. Domande naturalmente banali, tipiche di quelle interviste di rito, con risposte di rito. Basti pensare che la domanda principale, la domanda più frequente che viene rivolta a Meroni, riguarda i suoi capelli. Sono tornati corti. E l'intervistatore non manca di farglielo notare. È stato Fabbri, risponde Gigi. Mi ha detto che mi avrebbe fatto giocare solo se mi fossi tagliato i capelli e io l'ho accontentato. Ecco, lo spirito del ribelle aveva dovuto fare i conti con la severità dell'educazione ricevuta. Se una persona più anziana ti chiede un favore, ma lo si accontenta semplicemente. La partita però è un disastro. L'Italia perde 5-1 e Meroni è costretto a giocare in ruoli, in posizioni con compiti che non sono i suoi. Cerca comunque di cavarsela col suo repertorio di improvvisazioni, che però sono inutili in questo totale disastro della nazionale. Però arrivano altre interviste. Sono sempre le solite domande stupide che Meroni però affronta in modo educato e anche un po' timido. Però arrivano anche i primi soldi. Così tanti Gigi nella sua vita non ne aveva mai visti. Eppure nessuno ricorda di lui una vita dissoluta, dispendiosa. Però è vero, cambia macchina e comincia a comprarsi qualche vestito in più e mangia un po' più spesso in trattoria. Però credo sia il minimo per un ragazzo di 20 anni che ha sempre dovuto tirare la cinghia e finalmente si trova con due palanche, come dicono a Genova, in tasca. Santos rispetta quel ragazzo dal torace sottile e gli fa fare anche degli allenamenti differenziati perché Gigi non avrebbe mai sopportato i carichi di lavoro che erano riservati agli altri. Supporta anche le sue fughe d'amore, anzi in realtà lo autorizza ad andare dalla ragazza tutte le volte che vuole, a patto che giochi bene. Santos credeva nei suoi ragazzi, non si poneva mai come un padrone, no, come una guida. Vanta un merito, a mio modestissimo modo di vedere, che lo colloca di diritto tra i personaggi più civili del mondo del calcio nazionale. Rifiuta il ridicolo appellativo di mister, preferendo un più sensato Beniamino. Attenzione, Beniamino chiamare per nome era una cosa anche quella impensabile per l'epoca. Oppure se le persone, i giocatori non se la sentivano, potevano chiamarlo sempre signor Santos. Ecco, questo è il clima in cui crescono i nostri giocatori. Campionato a questo punto è quasi finito e Gigi regala alla sua tifoseria 3 vittorie personali, 3 gol spettacolari inoltre che infiammeranno immediatamente la fantasia dei tifosi. L'ultimo contro il Bari poi in casa è incredibile. Gigi giocano con il numero 9, siamo sull'1-1. Gigi ha appena colpito una traversa e la zazzera nera ha già ricominciato a crescere in testa al ragazzo. Insomma, lui parte da destra verso il centro dell'area, poi con la palla naturalmente sempre incollata al piede, salta 4 avversari finché al centro dell'area si fa sotto anche il portiere Ghizzardi. Meroni lo salta ed entra in porta con il pallone. Beh, un trionfo. Sarà l'ultimo gol di Meroni con il Genoa, perché il campionato sta finendo, c'è ancora una partita contro la Juventus, però Meroni ha già la testa in ferie. Ha programmato una settimana al mare insieme a Cristiano, ma ha paura che salti tutto per via delle convocazioni per i preolimpionici, nelle quali sarebbero stati scelti i giocatori che vanno alle Olimpiadi. Chiede quindi uno strano favore a Santos, dunque lui avrebbe giocato al massimo, però verso la fine della partita si sarebbe buttato per terra e avrebbe simulato un dolore ad una gamba. Santos sorride, forse ad un altro avrebbe anche detto di no, però Gigi ha anche bisogno di riposare un po' per curarsi l'inizio di una sciatalgia. Il Genoa vince 3-1, Meroni non segna ma gioca una partita pazzesca. Il piano funziona a metà, dunque Gigi riesce a volare da Cristiano con una gamba semi ingessata un po' per reggere il palco, ma la convocazione ai preolimpionici non arriverà mai e Gigi sarà costretto a sopportare quel caldo infernale alla gamba, e però almeno adesso è con la sua Cristiana. Il Genoa finisce il campionato con un dignitoso 8º posto. Meroni con 6 gol è il capocannoniere della squadra. Non male per uno che non ha un posto fisso in squadra. Ma Meroni è un goleador o un rifinitore? Ecco, io credo che Meroni sia
Meloni, nel senso che è un rifinitore che però quando la situazione glielo permette, quando l'estro glielo suggerisce, ha la capacità di mettere la palla in rete. Quindi finisce, dicevamo, il campionato e tutti vogliono Meloni. Il fatto che sia Mingherlino adesso non importa veramente più a nessuno. Fioccano le richieste. Ma Berrino, il presidente del Genoa, giura che Meloni non si tocca e spara una cifra spropositata, mezzo miliardo di lire. Oh, non basta, le grandi squadre si fanno sotto lo stesso. Si fa sotto la Juventus, l'Inter, il Torino, la Fiorentina, anche il Bologna. Meloni vorrebbe andare all'Inter per poter giocare con Mazzola, con il quale si è già accorto, insomma, in varie occasioni ha scoperto di avere un'ottima affinità. Però è combattuto, insomma, il mare gli piace l'ambiente del Genoa e poi a Genoa è una star, a Milano sarebbe uno dei tanti campioni. Nonostante le promesse di Berrino, però, quando le cifre si fanno veramente importanti, beh, insomma, è difficile resistere. Alla fine vincerà il Torino con 350 milioni di lire, che è la cifra più alta mai pagata per un giocatore di quell'età. I tifosi la prendono male, i tifosi del Genoa naturalmente la prendono male e si radunano sotto la sede della società. Qualche vetro infranto, qualche sedia rotta, un po' la sede un po' occupata, insomma un accenno di tumulti. Ci vorrà la polizia per disperdere queste persone. Quei giorni però purtroppo muore in un incidente stradale anche Santos, che è un'altra figura maschile di riferimento per Gigi, che se ne va. Il mondo, lo ripeto, sta cambiando. La scena musicale incontra personaggi come Elvis, Bob Dylan, Joan Baez che viene arrestata nei disordini di Berkeley. Marcuse pubblica il suo saggio L'uomo ad una dimensione. In Italia il generale De Lorenzo, con la copertura del presidente Antonio Segni, porta l'Italia a un passo dal colpo di Stato per evitare l'arrivo al governo dei socialisti. A Yalta muore Palmiro Togliatti. In Unione Sovietica Brezhnev mette fuori scena Khrushchev, mentre gli Stati Uniti iniziano il loro impegno nella guerra del Vietnam. Martin Luther King riceve il Nobel per la pace. Il respiro del mondo, veramente, è una delle accelerazioni più rapide e più forti dal dopoguerra. Nell'ottobre del 62 c'era stata la crisi missilistica a Cuba che aveva portato il mondo ad un passo da una guerra nucleare globale. Era la risposta sovietica e cubana all'invasione americana della Baia dei Porci, un'altra storia che tra l'altro sarebbe molto bello raccontare. Insomma, Gigi ci si trova proprio nel mezzo, senza capire bene cosa stia succedendo. Per lui i riferimenti sono tutti nel mondo del calcio ed è proprio in quel mondo che Gigi fa sfociare questa voglia di cambiamento. A Torino lo aspetta Nereo Rocco, è il Paron, un triestino nato nel 1912 con una discreta carriera come calciatore. Poi si mette ad allenare e si fa conoscere come un genio assoluto, a partire dall'esperienza di Padova, dove con una squadra di vecchietti che altre squadre avevano scartato perché credevano ormai sul viale del tramonto, arriva al terzo posto in classifica. Rocco è passato alla storia per il catenaccio, qualcuno lo definisce calcio da oratorio, ma la differenza sta nel come lo applichi quel modulo. Se ne accorge proprio l'Inter di Herrera che dopo una serie di successi consecutivi contro quel Padova ci va proprio a sbattere. Si diceva che Rocco era dato a gente anziana con il motto primo non perdere. Face solo con i vecchietti, vabbè, eppure aveva sfornato la migliore nazionale olimpica del dopoguerra. Capace di giocare solo in difesa, beh, lui con il Milan ti sforna una macchina da gol capace di segnare 83 reti in un campionato. Parrocchiale, eppure sempre il suo Milan è stata la prima squadra italiana ad alzare una Coppa dei Campioni dopo una finale contro il Benfica. Insomma, aveva vinto tutto, voleva un po' rimettersi in gioco, tornare a vincere, ma creando qualche cosa da zero. E il presidente del Torino, Orfeo Pianelli, beh, ovviamente lo accoglie a braccia aperte. La volontà per il presidente, per la società, era quella di ridare lustro ad una squadra che era stata veramente tra le più grandi. Una squadra imbattibile, quella del grande Torino, che negli anni 40 aveva vinto quattro campionati di fila. Un sogno che poi si era spezzato il 4 maggio del 1949, quando l'aereo che li stava riportando a casa dopo un'amichevole giocata in Portogallo si era schiantata sulla collina di Superga, appena fuori città. Un guasto all'altimetro si appurò. Morirono tutti, ovviamente tutti i giocatori a bordo, l'equipaggio, anche i giornalisti al seguito. Il campionato quell'anno venne comunque assegnato d'ufficio dalla Federazione al Torino. Ma il Torino non sarebbe più stato più a quei livelli, non nessuno scudetto, nessun traguardo prestigioso. La città e i tifosi, però,
cominciano a crederci quest'anno. Pianelli ci sta mettendo un sacco di soldi, l'allenatore è quello giusto, eppure è arrivato Meroni, un giovane campione attorno al quale costruire la squadra del futuro. Ma non c'è solo Meroni, attenzione, con lui arriva il suo compagno di squadra Fossati e poi c'è Luigi Simoni dal Mantova. Meroni la prende bene, dice di essere stato venduto alla squadra giusta di Torino. Non è solo una battuta, è che finire nella squadra, nella scuderia di Agnelli, quella poi allenata da Heriberto Herrera, un po' lo spaventava. La paura di essere obbligato ad uno stile esteriore da un lato, poi con tanti saluti alla sua libertà estetica, no? Unita poi a una disciplina ammazza fantasia dell'allenatore, insomma per lui questo era preoccupante. Neppure l'idea di giocare accanto al suo idolo Omar Sivori sarebbe bastato a compensarlo di tutte le privazioni sul piano di gioco, sul piano della libertà personale, anche perché poi quel piacere, quello di giocare con Sivori, sarebbe durato soltanto un anno, perché poi la Juventus l'anno dopo lo avrebbe venduto al Napoli. La partenza è buona, le prime amichevoli per campionato vedono una squadra che convince. Meroni parte col numero 11 e con i capelli finalmente tornati lunghi. Le inquadrature lo propongono come un sincero interprete della generazione beat. Per il grande Torino? Beh, insomma, forse è ancora un po' presto, infatti Rocco frena gli entusiasmi. Il Paron lancia una squadra di ragazzi giovani e si diverte, certo, c'è un catenaccio sicuramente, ma arriva anche qualche goleada, 5-0 al Bologna, che tra l'altro è la campione d'Italia, 4-0 al Cagliari, 4-1 al Genoa. Il rapporto con Meroni? Come lo vede il buon vecchio Burbero Nereo, quel ragazzo strapagato e anche un tantino appariscente? Non è un segreto che all'inizio lui non straveda per Gigi, per il Paron il campione, quello vero, era Rivera, che resta comunque il suo giocatore ideale. E quindi Rocco decide di usare la sua solita tattica ormai plurisperimentata con tutti i giovani, una sorta di noviziato. L'anno prima era toccato a Fabrizio Poletti. Pensate che gli aveva addirittura negato di andare a trovare la moglie in ospedale che aveva appena partorito il loro primo figlio nato morto. Beh, questo trattamento durava un po' di tempo, poi Rocco, quando aveva deciso che bastava, ti lasciava passare dalla parte degli anziani e si diventavano amici. E per Gigi è esattamente la stessa trafila e lui manda giù tutto. In breve il rapporto tra i due cambia al punto che Rocco, insieme a Meroni e Ferrini, poi faranno da testimoni al matrimonio di Poletti. Certo che qualche perentorio mona dal Paron Gigi continuerà a prenderselo, ma chi vive dalle mie parti sa che questa parola può essere anche usata in modo molto affettuoso. Insomma, Rocco lo accetta così com'è, anche per i suoi capelli, anzi ci scherza pure su. Ma lui è come Sansone, oppure che se li tagliamo i capelli non sa più giocare. La marcia in più della squadra comunque resta il gruppo, un gruppo di amici che forse non si formerà mai più in uno spogliatoio di Serie A. Un gruppo compatto, combattivo, che vive in un mondo calcistico che noi ormai non conosciamo più. Un giorno, giusto per raccontarvi un aneddoto, no? La squadra sta andando verso il ritiro di Alpignano e passa davanti alla solita bocciofila, una bocciofila juventina dove gli avventori si fanno sempre trovare al momento giusto sulla strada per insultare la squadra del Torino. Questi del Torino hanno sempre incassato signorilmente. Questa volta però gli juventini probabilmente eccedono un po' negli insulti, tirano contro il pullman qualche oggetto. Beh, oggi si chiamerebbe la polizia. Oggi probabilmente la polizia già scorterebbe il pullman, ma questi sono altri tempi. Rocco fa fermare il pullman, poi si alza, guarda i suoi negli occhi e gli dà la carica. Giù tutti. Il primo a scendere è Lido Vieri, il portiere, un Marcantonio di 1,84 m, che aveva il vezzo di giocare senza guanti. Subito dopo il capitano Ferrini, seguito dallo stesso Paron. Una rissa epica. Poi, un po' ammaccato e accaldato, il gruppo rimonta in pullman e riparte verso l'albergo. Si inizia a questo punto a parlare di Meroni anche all'estero. Il Torino infatti gioca la Coppa delle Fiere e Meroni gioca con il numero 10, forse perché perdura l'idea che lui sia il nuovo Sivori. 3-1 contro il Fortuna Glin e 5-0 contro l'H. Gioca e segna Meroni, anche se con quel 10 sulla schiena non si sente a suo agio. Insomma, chi gioca a calcio lo sa, il numero 10 nel calcio ha sempre avuto un significato molto chiaro. È il numero di Platini, di Gulli, di Maradona, di Baggio, di Messi. È il numero del giocatore squadra e questo non è il ruolo che fa per lui.
Primo perché non, lui si sente una punta vera, no? Ma soprattutto perché Meroni può essere il simbolo di una squadra, ma non il giocatore squadra. Gigi ha un'idea tutta sua del calcio, del bello, del gol. Il gol in sé non è importante. No, per lui, lui gioca un altro sport. Il gol gli interessa solo se è bello, se il gesto atletico che viene prima è interessante, altrimenti non vale la pena di farlo. Certo, faceva anche gol banali, chiaramente sì, ma li faceva per contratto perché doveva farlo. A lui piacciono le cose belle, il tunnel con il quale si sbarazza dell'ultimo difensore. Era per lui molto più bello del gol che ne sarebbe conseguito. Il calcio per lui è un confronto diretto con l'avversario, non è in effetti la mancanza del gol che lo fa soffrire, no. È il non fare dribbling, il non fare tunnel. Insomma, anteponeva lo spettacolo, il bello, all'utile. E poi c'era il contatto con il pubblico e giocare sui lati gli permetteva di giocare il suo calcio, questo misto tra calcio reale, calcio fantastico, tutto suo. Come avrebbe mai potuto, giocando al centro, dare sfogo alle sue divagazioni, ai suoi fantasismi, senza rischiare di essere accusato magari di avere buttato via un gol? No, lui se sta all'ala invece, oltre a essere più vicino al pubblico, ha sempre la scusa di alleggerire la pressione avversaria, tenendo palla tra i piedi e facendo rifiatare l'intera squadra. Lui fa impazzire gli avversari, poi al limite fa segnare un altro. La classifica cannonieri è l'ultimo dei suoi problemi. L'importante è che segni la squadra, che vinca la squadra. Ma bisognerà aspettare la fine di questo campionato perché Gigi ottenga finalmente e stabilmente la sua maglia numero 7. Ma per una soddisfazione che arriva, quella della maglia numero 7, ecco che Gigi deve affrontare una delle più tremende umiliazioni della sua carriera. Fabbri lo chiama in nazionale maggiore, si gioca contro la Polonia a Varsavia per la qualificazione ai mondiali. Gigi scende dall'aereo con occhiali neri sulla punta del naso, barba, basette, camicia Oxford rossa, cravatta con senza nodo e mocassini con le frange. Beh, lo scandalo. I giornalisti si scatenano, parole come indecenza, squallore, vergogna sono le più usate. Fabbri chiama Meroni in una stanza e gli dice secco che se vuole la maglia azzurra, col numero 7 poi, deve subito tirarsi i capelli. È come qualche tempo prima, solo che a questo punto Gigi è cambiato, non è più il pulcino spaventato di prima. Meroni si rifiuta dicendo che non lui vuole essere giudicato per come gioca. Anzi, in conferenza stampa rincarerà la dose e dice che l'allenatore che gli paga lo stipendio non lo obbliga a tagliarsi i capelli, quindi non capisce perché lo debba fare Fabbri. Vabbè, c'è bisogno di pettinarlo. C'è bisogno di tagliarlo. Ma perché li porta così? Perché tutti dicono di tagliarli, io me li tengo. Probabilmente per quello. Meroni naturalmente viene escluso dalla partita. Gli vietano persino di partecipare a un ricevimento organizzato dall'ambasciata italiana. Ecco, oggi non sappiamo se questa cosa Fabbri l'abbia fatta per punirlo o per evitare che si mettesse in mostra. Magari poi gioca bene e poi fai fatica a non convocarlo più. Però provate a immaginare la faccia di Fabbri quando il giorno dopo un'auto del corpo diplomatico verrà a prendere Meroni perché l'ambasciatore lo vuole conoscere assolutamente di persona. La partita per la cronaca sarà un penoso 0-0. Meroni convince sempre più, alla fine il Torino sarà terzo con 16 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, 48 gol fatti e 27 subiti, e questo significa che il Torino è la seconda migliore difesa. È il migliore, per il Torino, piazzamento del decennio. Ok, non è ancora grande Torino, però la strada tracciata probabilmente è quella giusta. E lo sa bene l'Inter, che proprio contro quel Torino vedrà sfumare tutti i suoi sogni di campionato, che sarebbe stato il nono scudetto, in favore del Milan. Gigi di gol ne ha fatti 5. Pesa l'idea di quel calcio tutto suo di cui parlavamo prima. Comunque Gigi a Torino ci sta bene, per carità, gli manca qualcosa, forse sì, forse il mare, forse il clima, forse Santos, forse la vita affettiva, forse tutto questo messo insieme. Infatti lui quando finisce la partita prende l'auto e se ne torna a Como dalla madre, dai fratelli, dagli amici. Resta un paio di giorni e poi torna per il primo allenamento. E poi ci sono i viaggi a Milano, a Genova per vedere Cristiana. La ragazza, vi ricordate, la ragazza bionda del bar della Foce. È che dato intanto si è sposata con un altro, ma lui ne è innamorato cotto. Appare comunque sempre più diverso dai suoi colleghi. Lui non si compra una villa fuori Torino, ma no, lui preferisce una piccola mansarda in centro. Il suo covo, il luogo dove dare sfogo a tutta la sua creatività che Gigi manifesta in tutti gli aspetti della vita. Inizia pure a dipingere.
riempie la mansarda di cavalletti, tavolozze, pennelli, prende appunti su tutto quello che vede durante i suoi viaggi e tutto quello che magari rapisce la sua attenzione e trasferisce tutto su tela. In parte sapendolo, e in parte onestamente credo di no, Gigi rappresenta lo spirito del suo tempo. È l'unico nel mondo del calcio, almeno l'unico che lo fa con questa nettezza, con la sua timida spavalderia, ed è questo che dà la sensazione a tutti che lui sia un diverso. Ma i canoni estetici stanno cambiando in tutto il mondo. Nel 1965 è nata la minigonna. Dylan scrive Mr. Tambourine Man like a Rolling Stone. In Italia De André scrive la canzone di Marinella, certo completamente diversa dai brani di Dylan o da Satisfaction dei Rolling Stones, ma diversissima da tutte le canzoni che si scrivono in Italia normalmente. E così via. Il nuovo campionato del 65-66 e il Toro si presenta ulteriormente rafforzato. Purtroppo però le cose all'inizio non vanno bene. La squadra vince troppo raramente, soprattutto in trasferta, tende un po' troppo a pareggiare. Meloni gioca sempre meglio, ma alcuni lo accusano di rendere bene soltanto in casa. In effetti in questo, se ci pensate, c'è una logica. Gli artisti di solito rendono di più di fronte al pubblico amico. Che sia vero o no, poco importa, dato che Gigi la prende sul personale e lo dimostra alla prima occasione contro il Cagliari dell'altro astro nascente, Gigi Riva, detto Rombo di Tuono, che tra l'altro con Meroni ha moltissime cose in comune, a parte il nome ovviamente. Entrambi hanno perso il padre a 9 anni, entrambi sono lombardi, in campo hanno la stessa lealtà, lo stesso coraggio, fuori dal campo la stessa riservatezza. Per il resto comunque sono agli antipodi. Mancino, Gigi Riva, ambidestro Meroni, potentissimo Riva, assolutamente senza potenza Meroni, geometrico Rombo di Tuoni, giocherellone, giocoliere, estroso Meroni. Entrambi però sono il simbolo della loro squadra. Meroni entra in campo con lo stesso numero di Gigi Riva, il numero 11, quasi a voler dimostrare che la sfida c'è ed è stata accettata. La partita è fantastica. Riva tempesta di tiri potentissimi la porta del Toro dove c'è Vieri a mani nude. Il Cagliari segna 2 gol con Rizzo, ma anche Meroni di gol ne fa 2. Il primo è un classico gol che Gigi non vorrebbe mai fare, un gol di opportunismo. Questa volta però festeggia. Festeggia come sempre a modo suo, saltando a braccia alte sul posto, ginocchio al petto. Il secondo invece è una delle sue invenzioni. Ci pensa però poi Riva a mettere le cose a posto con uno dei suoi gol di potenza. Quella partita però è uno spartiacque, dal momento che Meroni, da quel momento, torna a brillare in casa e fuori con più certezza. E come accade ai grandi campioni, il pubblico, il suo pubblico, va oltre quello solamente granata. C'è ancora la brutta abitudine di fischiare qualcuno quando l'altoparlante annuncia il nome all'inizio della partita, ma inizia a circolare anche un nomignolo simpatico e affettuoso nei suoi confronti, lo chiamano Calimero. Lui non apprezza, dice che Calimero è carino quando lo senti rivolto ad un'altra persona, ma non quando è rivolto a te. Dice: mi chiamano Barbone, Baffo, Zingaro, mi chiamano quello che vogliono, ma Calimero no, io non sono un pulcino indifeso. Già, ha deciso di non essere più un pulcino indifeso da quando ha saputo della morte di Santos. È convinto che se gioca bene da campione gli sarà permesso tutto. In fondo a Peppino Meazza non permettevano di giocare con quella stupida retina in testa. Ma non funziona così. E se ne rende conto dopo un ritiro con la nazionale a Coverciano. Gigi fa meraviglie con Mazzola, ma alla fine dell'allenamento il medico lo informa Gigi, che lui, Gigi, non si sente bene e lo estromette dalla rosa dei convocati. Forse il calciatore artista sottovaluta la potenza simbolica dei suoi comportamenti in quei precisi anni. Non si accorge di quanto la sua immagine sia trasgressiva, forse più di quanto sarà negli anni successivi quella di George Best, e quindi Gigi deve accontentarsi della nazionale B. Si gioca contro il Belgio e lui giganteggia. Il Belgio è sul 2-1 quando Meroni decide di fare un capolavoro. Gli arriva una palla sulla destra, lui se la aggiusta con un tocco di sinistro e scarta l'avversario, spostandosi la palla sul destro al limite dell'area. Poi, resistendo alla carica di un altro avversario, tira di sinistro a mezza altezza. La palla colpisce il palo ed entra in porta. La partita finisce 3-3, ma i titoli dei giornali sono tutti per Meroni. E la domanda che hanno tutti sulla punta della lingua la fa il commissario tecnico del Belgio, che ha dei giornalisti italiani in conferenza stampa, dove chiederà quale mostro debba essere l'ala destra della nazionale A se Meroni gioca in nazionale B.
e la convocazione in nazionale alla fine arriva. Si gioca contro la Francia per un amichevole. Meloni entra nel secondo tempo, finisce 0-0, ma anche in questo caso i titoli dei giornali sono tutti per lui. Per il Torino però le cose continuano a non funzionare bene, la squadra è inceppata, se va bene pareggia, perde pure col Brescia 2-1. Il gol del Toro è di Meroni su rigore e questo è un fatto importante perché è Rocco a chiedergli di tirarlo. Gigi non ama i rigori, non li tira mai, ma no, non per paura di sbagliare, no, no, assolutamente. È che segnare su rigore è facile, non c'è onore, non c'è soddisfazione. Gigi però questa volta tira e segna. E le telecamere inquadrano un Meroni moderatamente soddisfatto. Lo spazio per il gioco, per il suo gioco, si sta riducendo. Gigi comincia a capire che serve anche il risultato e che a volte questo risultato è più importante dello spettacolo. Un mese dopo a Catania si chiude il campionato, il Catania per vincere deve salvarsi, ma il Torino tira fuori la partita della vita, segnano Simoni e Meroni e i tifosi del Catania esplodono per come, ma come, cioè proprio oggi, contro di noi che dobbiamo salvarci, questi si mettono a giocare, non hanno mai giocato per tutto il campionato. Inizia a piovere di tutto in campo, Bruno Boichi, il mediano, viene colpito e stramazza al suolo, l'arbitro ovviamente sospende la partita e i tifosi si scatenano ancora di più, i giocatori del Torino corrono, scappano verso gli spogliatoi, ma Meroni no. No, lui non corre, lui cammina composto, persino sdegnoso, e si attraversa tutto il campo così, a passo d'uomo. Il campionato finisce e per il Toro sarà un 2-0 a tavolino e un decimo posto. Lo scudetto quell'anno lo vince l'Inter e la classifica dei cannonieri la vince Luis Vinicio della Nerossi Vicenza. Un anno non particolarmente buono, dicevamo. Il capocannoniere è comunque del Torino, è comunque sempre Meroni e questo la dice lunga sulle capacità realizzative della squadra. Dicevamo che una persona che ha segnato molto la vita di Gigi Meroni è Cristiana. Cristiana è una bella ragazza di origine polacca, si diceva, veniva da una famiglia di giostrai, lei gestiva uno stand di tiro a segno, non so se avete presente quei giochi dove tu spari con un fucile ad un bersaglio e se fai centro viene scattata una foto al tiratore nell'atto di sparare. Lei era un'imbonitrice, una dote importante per chi fa quel lavoro, la capacità di fare accorrere il pubblico e di fargli fare ciò che desiderava lei. E Gigi si innamora di questa ragazza al bar della Foce nell'inverno del 62. In lei probabilmente vede questa capacità di essere indipendente, forse una dote che a Gigi era sempre mancata. Ma non è un amore semplice, anzi è molto complicato fin da subito. Intanto lei è una giostraia e quindi gira l'Italia con il suo stand. Poi conosce un aiuto regista che lavorava con Cesare Zavattini. Stavano girando un film, Boccaccio 70, che aveva molti set nel mondo dei Luna Park e Cristiana aveva affittato alla produzione il suo stand per le scene. L'uomo la corteggia e lei accetta di sposarlo, forse anche a causa delle fortissime pressioni familiari che speravano probabilmente per lei una fulgida carriera nel cinema. Insomma, lei è anche forse troppo giovane per resistere, insomma alla fine cede. E quando Gigi viene a saperlo, non riesce a crederci. Il giorno del matrimonio si fa trovare davanti alla chiesa, una scena tipo Il laureato con Dustin Hoffman. Spera lui che vedendolo lei ci ripensi, ma il piano non funziona. Cristiana dirà sempre dopo in molte interviste che non lo aveva visto, che forse se lo avesse visto lì avrebbe anche rinunciato al matrimonio, sarebbe scappata con lui, ma non è andata così. Il matrimonio, per carità, durerà poche settimane, lei lascerà questo aiuto regista per tornare con Gigi e Gigi toccherà immediatamente il cielo con un dito, ma quelle poche settimane saranno la causa delle difficoltà, di quelle umiliazioni che quella coppia dovrà subire in seguito per molto tempo. Ricordiamoci che questa è un'Italia nella quale l'adulterio è un reato penale, ovviamente solo l'adulterio femminile. Pure la parola divorzio è una sorta di bestemmia, è un'Italia un po' clericale dove i rotocalchi sono pieni di gossip su attrici, principesse divorziate, ma sono cose che fanno gli altri, qui da noi no. In questa Italia l'unione dei due risulta assolutamente irregolare, del resto non avevano perdonato il grande Coppi, perché avrebbero dovuto trattare in maniera diversa Meroni?
Però Gigi vive assieme a Cristiana tutti i migliori momenti, tutti i primi successi. Genova, Nervi, la Riviera Ligure sono i primi luoghi dei loro appuntamenti, del loro innamoramento. I due si separano per un po' quando Gigi si trasferisce a Torino. Lui all'inizio non ha una casa sua e allora per il momento all'inizio sono solo grandi fughe. Gigi parte a mezzanotte per passare qualche ora con Cristiana e poi torna a casa, deve essere a Torino per le 8 per evitare i controlli da parte della società. Alcuni compagni, come Fabrizio Poletti, lo coprono e lo aiutano, mentono dicendo che dormiva da loro. Alcune volte Poletti addirittura lo accompagna in macchina guidando lui, insomma faceva il taxista. Questo periodo è normale vedere Gigi girare con due paia di enormi occhiali da sole per nascondere le occhiaie. E questa però me la devo raccontare. Siamo nel 1964 e Gigi riceve un premio dalla rivista Sport Illustrato come miglior giocatore del campionato italiano. Aveva battuto di poco Mariolino Corso. E beh, Gigi vuole andare alla premiazione con Cristiana e chiama il fratello Celestino dicendogli di passare a prenderla a Milano. Celestino si troverà in Piazza del Duomo con la descrizione della ragazza che per la verità risulta essere abbastanza approssimativa perché Gigi gli aveva detto «la più bella che vedi». Vabbè, Celestino comunque la trova, in effetti era bellissima, e la porta a Torino. Gigi la presenta a Rocco come fosse sua sorella e da lì inizierà un tormentone destinato a durare mesi, già perché Cristiana si presenterà spesso ai ritiri e Rocco non capirà mai il perché. Non si era mai visto una sorella ai ritiri che chiedeva come stava il fratello. Gigi, per la verità, potrebbe spiegare tutto al parò, ma era già troppo impegnato a fargli accettare quella cosa dei capelli, dei vestiti. Cosa succederebbe se gli dicessi, che ha anche una storia con una ragazza separata e per giunta che il giorno della famosa premiazione aveva anche mentito? Come sempre ci pensa Poletti, che finge che la sorella di Meroni abbia una cotta per lui. E ecco perché viene sempre ai ritiri, a trovare Poletti. Così, quando Poletti chiede di accompagnare a casa la ragazza, il paron risponde burbero, ma perché devi andarci tu? C'ha il fratello qui, che ci va da lui. E così il fratello esce con Cristiana, felice come un bambino. Dopo qualche mese ovviamente la storia salterà fuori perché Poletti si sposa veramente ma con un'altra ragazza e ma le trame rocambolesche non cesseranno mai. Sembra quasi che per Gigi non ci sia gusto se la cosa è troppo facile. Una notte prima della partita contro il Milan Gigi è in camera con Natalino Fossati. Parlano di un sacco di cose, mai di calcio perché a Gigi non piace. Verso le 2 a un certo punto Gigi saluta ed esce dicendo che va da Cristiana che la sta aspettando lì di sotto. Beh, Fossati subito prova a fermarlo, ma che se ti beccano ti massacrano, gli dice. Ma Gigi risponde, ma dai, divertiamoci, in fondo la vita è breve. Insomma, una piccola mancia al portiere e mezz'ora con lei, poi rientro per poter dormire almeno qualche ora. Fossati nei giorni successivi proverà a far rinsavire Gigi, ma dai, ti piacciono le brune, hai sempre detto che ti piacciono le brune e proprio con una bionda e per giunto separata ti devi mettere. Quando non si vedono ci telefonano. Dopo cena Gigi si piazza nella cabina della stazione di Porta Nuova e chiama Cristiana, stanno al telefono per delle ore finché lui parla, Poletti e Urbani vanno a recuperare i gettoni, si erano addirittura messi d'accordo con un addetto della stazione perché gli procurasse tutti i gettoni per poter far telefonare Gigi. Queste situazioni continueranno fino a quando Gigi non troverà poi la sua mansarda, un mese per arredarla con l'aiuto di Vieri, il portiere e il solito Poletti, un inverno senza riscaldamento e alla fine la mansarda però sarà pronta per accogliere la donna di cui è innamorato. The bums of dime in your prime, didn't you? People called, say beware, dawn. You found a foe, you thought they were all just kidding you. You used to laugh about.